figura del team manager è sempre più importante nel calcio moderno perché permette la connessione tra squadra, società e esporta notizie dalla squadra alla società, dalla società alla squadra e soprattutto riesce a fare da filtro con l'esterno, anche con i tifosi. Quindi figura molto importante, specie se è un ex giocatore. Morgan De Santis un eccellente esempio, come lo è stato Lele Oriali in nazionale, come lo è stato Gigi Riva. Più è grande la personalità, più è grande l'esperienza, la possibilità di capire lingue diverse, più i rapporti tra club e squadra sul campo saranno semplificati. Quindi un corso molto interessante per capire come gestire le risorse umane e soprattutto come attivare questo filtro che nel calcio di oggi è indispensabile. Quinta edizione del corso da team manager, la grande soddisfazione e la grande partecipazione dei ragazzi. È un corso di formazione dove diverse esperienze vengono messe a sistema riguardo il tema della gestione del gruppo e siamo soddisfatti perché dalla prima edizione, cioè da 27 ragazzi, siamo passati a 220 ragazzi. Questo significa che stiamo andando in una direzione di grande attenzione da parte dello sport, ma soprattutto che questo corso può dare la possibilità a tutti quelli che amano lo sport di continuare a praticare la LUIS, di continuare ad avere una grande attività riguardo la formazione tecnico-sportiva. Ho avuto il privilegio, la fortuna e la capacità di giocare da professionista fino a 40 anni come calciatore. Invece il passaggio all'attività da team manager o alla vita reale, al mondo del lavoro è complicato perché ci si deve mettere a disposizione degli altri. Si hanno dei compiti, dei doveri, c'è stato un periodo di adattamento, adesso sono 7 mesi che faccio questo lavoro, le cose vanno meglio. L'associazione sportiva LUIS in questo quinquennio è cresciuta molto, si è strutturata, è diventata una polisportiva, ha fatto alcune sezioni, la sezione di nuoto, oggi abbiamo costruito la sezione atletica leggera e quindi questo ha coinvolto sempre più ambienti e discipline che interessano coloro i quali vivono a vario titolo il mondo dello sport. Ancora una volta un appuntamento con lo sport, il corso team manager riparte e forma ragazzi che hanno voglia di misurarsi non solo con lo sport ma con la possibilità che lo sport può offrire anche di diventare una professione. Siamo convinti che questo sia utile per i ragazzi, sia utile per lo sport. Abbiamo visto che con, per esempio con la S Roma questo meccanismo ha funzionato molto bene, dei giovani studenti che sono appassionati di sport diventano anche dei principianti, dei manager capaci di iniziare a comprendere i meccanismi di gestione, di funzionamento della macchina sportiva. Questo è importante perché completa il percorso formativo in una direzione che ha molto da poter offrire. Sì, abbiamo parlato a lungo di quello che è la figura del team manager in una scuola di calcio. Per noi è talmente importante che non è costituita questa figura da una sola persona, ma addirittura da un ufficio dove lavorano ben 4 persone che sono nella disponibilità di Morgan De Santi, il nostro attuale team manager. Lui per noi è il collante tra quello che è il pensiero della società, trasferito attraverso il lavoro del top management alla squadra. È talmente importante perché per noi le parole a cui dobbiamo fare riferimento sono consapevolezza e condivisione. Oggi il team manager sempre di più deve avere delle competenze a 360 gradi. Si muove in un ambiente in cui è il punto di collegamento tra la società, la sua mission, i suoi valori e il gruppo di giocatori e di sportivi. Il gruppo di giocatori e sportivi essi stessi sono una parte integrante del modo in cui i valori della società vengono portati all'esterno. E avere le competenze di marketing può aiutare in maniera chiara e decisiva la gestione del gruppo nelle interrelazioni verso l'esterno, in un modo in cui i social media hanno una grande rilevanza verso il target group a cui si parla. Per l'esperienza che ho, io pretendo sempre da parte dell'organizzatore di un evento la massima disponibilità per creare sempre di più un feeling e un coinvolgimento dei nostri consumatori ma dei nostri spettatori dell'evento. Quindi per me è fondamentale la parte manageriale, organizzativa e pianificazione da parte del team manager nel coordinare e coadiuvare il lavoro dello sponsor.